È un vero piacere incontrare Vladimir Luxuria. Ci siamo sentiti in una circostanza stranissima, la voglio raccontare, un'intervista telefonica mentre tu eri a Montecitorio e dovevi votare, ma adesso è senz'altro una situazione più tranquilla. Allora Vladimir, poliedrica possiamo dire, perché adesso teatro, è venuto il momento del teatro, un testo in parte tuo, un'esperienza molto bella. Sì, meno male che sono poliedrica, perché oggi con questi tempi di crisi devi essere capace di fare più cose, perché ti va male una, ti pari il di dietro su un'altra. Quindi, per esempio, anche dopo l'esperienza parlamentare io sono ritornata a fare quello che ho fatto sempre, cioè il teatro. E oggi sono contenta di essere qui a Firenze, al Teatro Puccini, perché questo è uno spettacolo comico, interattivo, dove la gente partecipa di suo e voglio misurarmi con lo spirito arguto toscano. Secondo me se ne vedranno delle belle. Ecco, dicevo poliedrica, ma ti è mai capitato di pensare cosa farò da grande, insomma? Poi alla fine una decisione va presa. Allora, ho 44 anni, io sono più vecchio di te, qualche volta me lo chiede. Sì, potrei pensare cosa farò da grande ancora, perché la vita deve sempre riservarci delle belle sorprese. Ho una gran voglia di continuare intanto a sostenere tutte le mie tesi e tutte le mie battaglie. Okay. Ma anche di stupire, direi. E anche di stupire. E ci sono in serbo alcune sorprese, ma come dire, per ragioni di scaramanzia io starei bella che zitta. Ce le racconterai prossimamente. Allora, senti, io ho qui un libro che io ho letto, ho divorato, perché insomma è molto bello, molto interessante e mostra tra tutte le facce di Vladimir, perché devo dire ti racconti e ti confessi candidamente anche nelle situazioni più difficili. Ti è costato raccontarti proprio fino in fondo all'anima, direi. Io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto e ho tante facce tranne quella di bronzo, per fortuna. E quindi in questo libro, che è stato il primo libro che ho pubblicato con la Bompiani, Chi ha paura della mucca assassina, è stato un libro autobiografico in cui mi sono messa completamente a nudo e ho raccontato anche, diciamo, episodi della mia vita un po' bui, prima delle luci, dei riflettori, delle interviste. Poi c'è stato un secondo libro che si chiama Le favole non dette, sempre edito Bompiani, che sta andando molto bene, e proprio di questi giorni ho firmato un nuovo contratto sempre con la Bompiani per un altro libro, questa volta sarà un romanzo. Senti, appunto, sto parlando del libro che è la tua autobiografia, Chi ha paura della mucca assassina. Tu sei stata l'anima della mucca assassina, anni belli, affascinanti, insomma, che forse adesso non ci sono più, almeno in quel settore c'era molta libertà, molta trasgressione, non so se forse qualcosa è cambiato. Però quello che ti voglio chiedere è questo: chi ha paura della mucca assassina, ma chi ha paura o chi ha avuto paura di Vladimir? No, non lo personalizzerei troppo. Forse la domanda più adatta sarebbe chi ha paura delle persone cosiddette diverse, cioè chi ha paura di chi non ti rispecchia completamente. Ci sono delle persone che vorrebbero un mondo di uguali, possibilmente uguali a sé. Si ergono su un piedistallo e considerano se stessi la pietra di paragone per tutto. E coloro che si discostano da se stessi, per loro sono dei diversi e quindi un po' da giudicare, da condannare, a volte anche da picchiare, se non da ammazzare. Invece ci sono altre persone che hanno una mentalità bella, più aperta, così, che quando conoscono una persona diversa da sé, questa cosa non gli fa paura, anzi gli incute una giusta curiosità e dicono: raccontami di te. E forse magari raccontandoci le nostre diversità possiamo crescere, no? Ognuno, perché insomma io non voglio conoscere fotocopie di Vladimir Luxuria, a me piace conoscere persone di tutte le religioni, di tutti i ceti sociali, di varie provenienze geografiche, perché credo che ognuno di noi porta una bella storia che se ce la raccontiamo, secondo me, non può che aprirci la mentalità che, come diceva Paolo Poli, per funzionare deve essere come l'ombrello, aperta. Senti, non c'è un po' la tendenza, come dire, di sputare prima sul diverso e poi magari quando questo diverso diventa un personaggio pubblico improvvisamente c'è un'inversione di tendenza e quindi tutto si dimentica e alla fine, insomma, tutti sono amici, anche vecchi nemici? Io ogni volta che faccio le presentazioni del mio libro concludo sempre nella stessa maniera.
non ci può essere la discriminazione in base alla popolarità di una persona, e quindi chiedo alle stesse persone che nutrono rispetto verso di me, che mi stringono le mani, che mi sorridono, che mi chiedono l'autografo, che comprano una copia del mio libro, che vengono a vedere gli spettacoli, di usare lo stesso rispetto anche nei confronti di gay, lesbiche o trans che non sono famosi come me. In questo periodo si parla molto di questi argomenti in televisione, penso che ci sia ancora molto da fare, però forse qualche tabù, qualcuno finalmente è stato abbattuto. Cosa ne pensi? Perché poi alla fine, insomma, vedo che di certi argomenti se ne parla, se ne è parlato molto spesso in questo periodo, però secondo me, voglio dire, se se ne parla male si continua a alimentare una certa confusione. Tra non parlarne affatto e parlarne anche con il rischio che ci sia qualche conduttore o qualche servizio che non ne parli così bene, io preferisco questa seconda ipotesi, perché comunque bisogna mettere oggi in conto che a volte si parla di certi argomenti non con l'obiettivo di farne capire qualcosa in più, ma con il semplice obiettivo di aumentare i dati di ascolto, e quindi se a volte voi inviti personaggi per dibattiti che non è che hanno tanto da dire, ma che hanno tanto da litigare, ecco. Però insomma, a questo, agli anni 50, agli anni 60, dove una come me proprio non se ne parlava, proprio la parola transessuale ti rimaneva strozzata in gola, cioè preferisco almeno in questo periodo in cui non è più un argomento così tabù, l'indicibile. Ecco, ma quando si viene chiamati a fare gli opinionisti come te in questo periodo, insomma, ti vedo spesso in televisione, insomma, si deve anche, come dire, saper scegliere, quindi capire ed evitare eventualmente una strumentalizzazione, perché mi sembra, sì, è vero, se ne parla, tante persone in questi dibattiti televisivi, a volte poi si trasformano tutti in delle arene spietate e violente, ma ti è mai capitato di sentirti strumentalizzata, cioè che qualcuno volesse farti dire quello che già era stato deciso prima? Beh sì, a volte ci si può sentire carne da macello. In un tritacarne mediatico in cui tritiamo tutto, così la gente vede, gente che litiga, ma credo sempre che la gente ti giudica per come ti comporti tu, indipendentemente dal contesto, indipendentemente anche dagli altri ospiti. Io per fortuna, almeno fino adesso, ho sempre cercato di resistere proprio alla rissa verbale, anche in momenti in cui magari mi prudevano anche le mani, perché sinceramente certe volte ti capita, o anche, come dire, la parola, perché certe volte mi sono stato in confronto con certe persone davvero ignoranti, ma non so ignoranti, presuntuosi, cattivi, però ho sempre cercato di mantenere la calma, perché l'esperienza mi ha insegnato che alla fine la gente ti premia se dici delle cose che capiscono. Sì, ok, anche quando litigano può aumentare l'audience, però quanti incidenti ci sono automobilistici di lamiere contorte, la gente si ferma a guardare, non tutto ciò che fa aumentare l'audience e anche ciò che la gente apprezza. Senti, ti faccio altre due o tre domande e poi ti lascio. Allora, l'esperienza politica, amici e nemici, ho avvertito a volte anche dalle tue parole che tu avessi trovato proprio anche molti nemici, insomma, all'interno del Parlamento, portando avanti certe battaglie, insomma è un discorso che ci porterebbe lontano, lo so, però questo è quello che io a volte ho avvertito anche una volta chiusa questa esperienza, quando tu ne parlavi, ecco, ho capito che insomma a volte i nemici ce li avevi in casa, insomma. Ma forse sarei un po' attenta con le parole, parlerei più di avversari, perché in un periodo in cui, diciamo, il leader della nostra nazione è stato colpito, meglio parlare di avversari, cioè di persone che non la pensano come te, che spesso ti mettono i bastoni tra le ruote, ma che rimangono degli avversari, perché insomma per fortuna non siamo in una guerra civile. In Parlamento ho trovato delle persone che non la pensavano come me, ma disposte a sentire le mie istanze e a volte anche a mettersi in discussione. E poi ho trovato proprio quelli che, come si dice a Roma, proprio de coccio, cioè quelli che... E poi ci sono quelli un po' come Ambra e Boncompagni, ti ricordi? Cioè che hanno una specie di auricolare e che quello che dicono gli viene dettato dall'esterno, spesso dal Vaticano. Ora io facevo riferimento a carattere generale, non legato proprio a questo momento, ma semmai al tuo passato. Senti, per chiudere, allora, Vladimir e il cinema. Tu, insomma, qualche volta hai partecipato a film, a Maternatura, per esempio, un film folle, divertente, insomma. Però io ricordo di te come consulente a Enrico Loverso per un film
film particolare, no? Anche se vuoi, come dire, anticipava anche certe mode, Come mi vuoi, questo film di Carmen Amoroso, Enrico Loverso in trans. Ecco, che tipo di collaborazione hai avuto e che consigli gli hai dato poi? Devo dire, era molto credibile alla fine. Sì. Quindi sei stata molto brava. Intanto in trans è scritto trans, non trance, quindi non è che era andato da una medium, era proprio in trans. Allora, niente, Enrico Loverso doveva fare proprio la parte di una trans, e quindi siamo nel 1994, il regista Carmine Amoroso mi dice che mi pagano se sto un mese sempre insieme ad Enrico Loverso, cioè Enrico Loverso doveva sempre stare insieme a me per vedere come mi muovevo, come mi vestivo, come gesticolavo, per imparare a essere un po' più trans. E devo dire che l'idea di stare un mese con sto bonazzone di Enrico Loverso pagato mi è andata benissimo. Poi è nata anche un'amicizia con il regista, che mi ha fatto cantare una canzone che si chiama Come mi vuoi di Paolo Conte, che ha dato anche il nome al film. Ho fatto anche una parte in questo film. È stato sicuramente una grande occasione che mi ha dato poi la possibilità di poter fare altro in campo artistico. Allora, guarda, ti faccio un'ultima domanda sulla tua straordinaria mamma. Io l'ho vista spesso e devo dire, insomma, le sue parole dovrebbero essere da esempio, perché insomma traspare amore, comprensione. Credo che sia stata una figura fondamentale nella tua vita. Sì, mia mamma è stata una persona forte, ma guarda, posso dirti una cosa? La forza di mia madre l'ha dimostrata ancora prima di dover rendere conto agli altri di avere una figlia trans. L'ha dimostrata quando a 18 anni mia mamma, rimasta incinta di me, si è dovuta sposare, un matrimonio riparatore, non ha potuto indossare l'abito bianco ma un tailleur beige, è andata a vivere in una casa in affitto con mio papà che faceva l'autotrasportatore, grossi problemi ad arrivare a fine mese, sfratti. Io in casa mi ricordo quando mia mamma in lacrime diceva: sai, forse ci sbattono fuori casa. Mia mamma ha avuto 5 figli, quindi aver portato avanti una famiglia di 5 figli con queste difficoltà economiche ha reso mia mamma una donna dalle spalle forti, ancora l'ennesima dimostrazione che le donne sono persone forti. Probabilmente ho imparato a essere una donna forte guardando l'esperienza di mia madre. Bene, io ti ringrazio, è stato un piacere, ci incontreremo presto, perché insomma avrai in mente tanti di quei progetti, quindi prima o poi appunto avremo modo di riparlarne. Quindi tanti auguri e poi un saluto particolare a mamma Michela. Ah, come no, gliene te la mando, come no. Grazie.